piccoli, i famosi e tanto attesi test sierologici. Sono prodotti dalla Diasorin in provincia di Vercelli, approvati dalla Comunità Europea, testati e pronti ad essere utilizzati. Noi ne abbiamo già acquistato una serie di quantità importanti e immediatamente lo utilizzeremo. I test sarebbero dovuti partire il 21, poi il 23 aprile, ma ad oggi non c'è alcuna comunicazione ufficiale. E anche sull'acquisto del kit di Diasorin pesa il ricorso di un'azienda concorrente. Intanto però il San Matteo di Pavia, dove i test sono stati ideati e verranno analizzati, è pronto. Si partirà questa settimana dapprima sui 500.000 sanitari e poi su fasce di popolazione che saranno definite dagli epidemiologi che hanno disegnato gli studi di prevalenza, sulle quattro province che sono state più esposte. Ma a Lodi, Cremona, Bergamo e Brescia nessuno sa ancora né quando iniziare, né quanti test fare, né a chi farli. Ma nessuna informazione è arrivata direttamente dalla regione. Non abbiamo avuto una comunicazione che ci dicesse esattamente da quando si inizia, per quante persone, per quanto di test. Oggi è previsto un altro incontro, anche se nel sonno della regione sono già una decina i comuni che si sono mossi autonomamente. Quello che ne uscirà comunque non sarà una mappa di immunità. Sono test che hanno lo scopo di ricercare nella popolazione chi ha contratto il Covid-19. Cioè dobbiamo conoscere meglio questo virus per capire A, se l'immunità è duratura, quanto dura, e soprattutto se il grado di contagio viene annullato. Nell'ottica della fase 2 dunque, nemmeno i test sierologici saranno la chiave della riapertura. A livello nazionale potremmo stimare circa un 10% di persone che ha incontrato il virus. Questo significa, tradotto in soldoni, che il 90% della popolazione è ancora esposta al rischio.